صباح الخير عيني حبيبي، حبيبي، انا اعطاني رقمك واحد تعرفت عليه من بشنترستال، اللي كان قال لي ان عشان ريزيدنسا، وهل عشان تغيير الاقامه صار عندي مشكله. انا عندي شغل هنا وعندي عقد عمل وكل شيء، يعني انا عندي سنتين. حنشوف كيف الوضع بيصير. يعني ممكن نحاول، يعني ممكن انا قد ممكن من الاسبوع الجاي لو ممكن. قديش تكلفني هاي؟ ممكن والله هي شوف، يعني كانت الاول يعملوها 500، دلوقتي ما يعملوها اقل من 700. 700. 700. الكستورة ما عندهم مشكلة فيها ولا لا؟ Mohamed, che fa la telefonata, in realtà vive in Italia da oltre 10 anni e sta ormai chiedendo la cittadinanza. Il numero di telefono che ci aiuta a chiamare, fingendosi in difficoltà, è quello di una persona che vende la residenza falsa ai migranti che ne hanno bisogno. Un mercato apparentemente in espansione negli ultimi mesi, da quando cioè la questura per il rinnovo del permesso di soggiorno non si accontenta più del domicilio autodichiarato, ma richiede l'iscrizione all'anagrafe, in pratica la residenza, almeno secondo la denuncia di alcune comunità di migranti. Hussein è bengalese, vive in Italia da più di 6 anni e per rinnovare il permesso di soggiorno ha dovuto appunto comprare una residenza. Io adesso che vivo a casa so 8 persone. Una casa di 2 camere, un salonetto, che non c'è residenza di lì. Quindi Costura chiede per forza residenza che prima non chiedeva. Quindi per forza è dovuto andare per cercare e comprare. Come che prima stava un mercatino 7-8, ma adesso qualche mese che questo è aumentato 1.200-1.500. E a sentire il presidente dell'associazione Dumkatu, quello di Hussein sarebbe tutt'altro che un caso isolato, ma piuttosto l'effetto di un fenomeno strettamente legato all'emergenza abitativa e al mercato degli affitti nero. Noi vediamo questa situazione, che hanno creato un mercato con questa situazione. Questo rinnovo ha creato quale tipo di problema? Un capofamiglia, 10 anni, 15 anni, lavorato in vostro paese e perde il suo lavoro. Prima abitava dentro un appartamento con sua famiglia, adesso abita con 2 famiglie insieme, perché questa è la vera situazione. Tanti contratti nero. Questo signore, per il rinnovo del permesso di soggiorno, che fa? Giustamente vanno a un'altra parte per comprare questa residenza finta di Mafia Roma Capitale, come si chiama, Bucci, no? E lui diceva, vero, perfetta parola, no? Diciamo, il commercio e l'immigrazione. Significa che siamo veramente un strumento, un commercio, e siamo costretti a pagare. Per capire come stiano le cose siamo andati nella sede del 5° municipio, quello a cui fa riferimento il quartiere di Torpignattara, dove appunto vive buona parte della comunità bengalese che ha denunciato questo problema. La legge testo unico 286 del 98 e successive modificazioni, nonché le circolari, le direttive, non citano in nessunissimo modo, e sfido chiunque del governo a dimostrarlo in maniera differente, che bisogna essere in possesso dell'iscrizione anagrafica. L'iscrizione anagrafica è una scelta, non un obbligo. Quello che viene chiesto è un domicilio, una stabile dimora, e quindi diciamo che noi lo consideriamo un abuso della questura. Ma la questura che cosa dice? Lo abbiamo chiesto al dirigente dell'ufficio immigrazione della questura di Roma. Allora, i documenti che occorrono sono, diciamo, diversi a seconda della tipologia di permesso di soggiorno che si richiede. Chiaramente occorrerà poi dimostrare di essere residenti / domiciliati all'interno della provincia di Roma. E quindi per il rinnovo del permesso di soggiorno serve presentare la residenza, ma basta anche il domicilio? Assolutamente, basta anche il domicilio. Vi risulta che la questura richieda la residenza? Certo, certo. Quanti casi può quantificare? Tutti,
tutti quelli che noi seguiamo sicuramente, quelli migranti economici, tutti, noi ne abbiamo in carico un centinaio, l'hanno chiesto a tutti. Allora, questo è una 240. Cavallo ci mostra anche un documento della questura che attesta la sospensione del rinnovo del permesso di soggiorno a causa della mancata iscrizione anagrafica. Citando le norme, tra l'altro, che non cito nessuna parte che è obbligatoria la residenza anagrafica. Mentre l'associazione Dumicato parla di addirittura 3.000 permessi rigettati con questa motivazione. A noi questo dato non risulta, non si può tra virgolette pretendere che la questura si faccia partecipe di un sistema di illegalità. L'emergenza abitativa non è un problema dell'autorità di pubblica sicurezza, che ne ha tanti altri. E indubbiamente la casistica è molto varia. Singh, ad esempio, non riesce ad avere la residenza nel posto in cui abita perché è in causa con il padrone di casa che non voleva fargli il contratto. A customer told me only resident problem, nothing anything else. Okay. Everything is okay, only resident. Insomma, anche nel suo caso la questura non si accontenta del domicilio e la stessa cosa è successa a Midul. I menace my country una persona mio paese, I give him 500 euro and he give me residence. Applichiamo la legge, ripeto, io dal poco che mi ricordo degli studi che ho fatto, la residenza è, sono io cittadino che ti dico a te stato dove sto, non sei tu stato che mi riconosci a me, sì, effettivamente stai lì, però ripeto, la legge dice un'altra cosa in questo momento. Tecnicamente appunto è il comune a rilasciare la residenza, ma le cose sono complicate oltre che dagli affitti in nero e dagli appartamenti sovraffollati anche dal decreto Lupi del 2014 che tra le altre cose impedisce a chi occupa abusivamente un immobile di chiedere la residenza. Parliamo soprattutto di cittadini extracomunitari, perché parliamoci chiaro, parliamo di questo, di persone che hanno bisogno della residenza magari per fare il permesso di soggiorno. Io credo che il fatto di anticipare questo tipo di problema da parte del nostro servizio demografico vada anche a sostegno delle persone che si trovano dentro una situazione che potrebbe essere di sfruttamento e di racket. Considerate una cosa, oggi col decreto Lupi noi abbiamo un problema che è doppio, quindi c'è la questura che impone una richiesta di residenza e c'è il decreto Lupi che dice che se tu non abiti in un posto con titolo non puoi avere la residenza, quindi ci troviamo con persone completamente invisibili. In realtà per chi non ha una residenza stabile esiste la possibilità di richiedere legalmente una residenza fittizia ad una delle 5 associazioni accreditate dal Comune di Roma e tra queste c'è Caritas. La residenza è, come dire, importante e noi la rilasciamo, è utile per la fruizione dei servizi. Il problema qual è? Che con questo tipo di, con questo indirizzo la questura non lo riconosce, per cui noi diciamo al migrante, noi valutando la tua situazione, perché facciamo comunque una valutazione della richiesta, lo puoi fare, ma sappi che con questa permesso, con questa residenza non puoi rinnovare il permesso di soggiorno. Questo problema delle residenze si era posto in realtà anche per i richiedenti asilo e i rifugiati, ma poi la situazione lo scorso ottobre è rientrata. Il punto è che la questura parte dal presupposto che il migrante economico, avendo un contratto di lavoro, debba essere in grado di dimostrare una dimora stabile e regolare. L'idea delle residenze fittizie, soprattutto per i richiedenti asilo e per i rifugiati, è che la residenza fittizia aiuta il migrante, in questo caso il richiedente asilo e il rifugiato, nei primi anni di presenza nel territorio e poi appunto l'integrazione dovrebbe garantire il fatto che la persona esce dalla residenza fittizia, ha una propria residenza e quindi dovrebbe lasciare appunto la residenza fittizia per una residenza reale come qualsiasi cittadino italiano. Ed è quello che è successo ad esempio a Sabah. Sabah è iracheno ed è arrivato in Italia come rifugiato politico 5 anni fa. Ora ha fatto richiesta della carta di soggiorno UE, per la quale, a differenza del permesso biennale per motivi di lavoro, è necessario presentare l'iscrizione anagrafica. Ma non è stato facile e ha dovuto farsi aiutare da un amico perché, pur lavorando, non guadagna abbastanza per prendere in affitto una casa. It's hard to find someone can give address. And there is some people I heard they paid for that. It's legally and illegally in the same time. But for me, no. It's, my case is different because I'm living really in place. And soon
we got deal that I will that the owner of the apartment he will go to comune with me and fix it and give me that to add me with him and then I will be ready to make that application.